Io ho avuto sempre un grande interesse per lo studio dei materiali perché, secondo me, qualsiasi progetto deve tener conto dei materiali che impiega, così anche nel design. E se io dovessi fare una mostra, il titolo sarebbe questo: Giotto Stoppino e la natura dei materiali. I ragazzi facevamo un gioco di notte, d'estate, ci bendavano gli occhi e ci abbandonavano in un punto della piazza e noi a piedi dovevamo raggiungere nel minor tempo possibile la facciata del Duomo. Così io conosco la pavimentazione della piazza in maniera incredibile. Io sono nato a Vigevano, una città particolare perché è una piazza incantevole, e poi a Vigevano mio padre faceva l'antiquario, perciò io ero in contatto con l'architettura attraverso la piazza e attraverso mio padre ero in contatto tutti i giorni con degli oggetti bellissimi, perché ogni sera lui girava in bicicletta e portava a casa delle cose incantevoli. Perfino dei mobili inglesi, Maggiolini firmato che adesso è lì, e perciò ho un contatto continuo con la bellezza. Giotto Stoppino nasce da questo fatto che a casa mia si parlava il dialetto soltanto, eh? E allora il mio nome di battesimo è Luigi, e da Luigi derivava Luigiotto. E nello stesso tempo a Vigevano giutii erano chiamati i piccoli degli animali. Avevo 3 anni quando già disegnavo benissimo. E difatti un professore di vigevanese gli ha preso alcuni miei disegni fatti a 3 anni per portarli ai suoi allievi di Brera. Tra questi disegni c'era un ritratto di mia madre, c'erano i fascisti in chiesa, che io avevo fatto in maniera un po' ironica perché mio padre era antifascista. Con la guerra mi ricordo l'anno in cui una professoressa del ginnasio di Vigevano, che ha sposato un ebreo, è stata cacciata dalla scuola. Io mi ricordo quella cosa in maniera impressionante. Andavamo nei boschi di Vigevano ad aiutare gli inglesi che erano scappati dai campi di concentramento in Italia e poi li abbiamo aiutati anche a tornare in Inghilterra attraverso la Svizzera. Mi ricordo che sono stato io a comprare i biglietti e ad accompagnarli al treno e caricarli sul treno. Non ho fatto la guerra per ragioni fisiche, ossia insufficienza toracica. Questo mio povero toracico però mi ha condotto fino a 84 anni e che mi aiuta ancora adesso. Siccome ho frequentato il liceo ginnasio di Vigevano, non ho avuto più rapporti con il disegno perché dal liceo classico non si praticava. Però poi, arrivato a Milano, ho iscritto alla facoltà di architettura. Al terzo anno ho cominciato a fare dei disegni abbastanza buoni, dico io, tanto è vero che ho avuto il solo 30 nell'esame di quell'anno. È lì che Gregotti ha visto i miei disegni, ha visto il mio 30 e mi ha accalappiato. Gli studenti andavano da Gregotti a Frattini, a Gaia Aulenti, tutta quella gente che poi si è dimostrata importante nell'evoluzione del design e dell'architettura italiana di quell'epoca. Ad un certo punto non ho voluto più chiedere soldi a mio padre perché aveva dei problemi anche lui. Allora ho cominciato a lavorare e per lavorare non potevo più studiare. E poi avevo degli esempi di fronte a me di grandi architetti che non si erano laureati, a cominciare da Gropius, da Wright e da Le Corbusier. Ero amico dello studio Belgioioso Peressuti e Rogers e allora ho cominciato a lavorare lì. Il rapporto con Rogers era ottimo perché era un monsieur, però non c'era il rapporto di elementi creativi perché i miei veri maestri di quell'epoca erano Franco Albini e Carlo Scarpa. Franco Albini, il grande maestro che ha costruito anche le case in cui vivo adesso, col quale ho avuto da principio un rapporto anche con problemi di donne, sa?
Ecco, mi ricordo che Franco Albini era venuto nello studio di Rogers e Peressuti aveva preparato un progetto di allestimento e Franco Albini l'ha distrutto in maniera tremenda. Io per Franco Albini avevo una grande stima di professionista che aveva difeso l'architettura italiana nelle epoche più balorde, aveva fatto delle cose bellissime. E l'altro mio grande maestro era Carlo Scarpa di Venezia, col quale avevo un rapporto di amicizia particolare, perché io andavo spesso a trovarlo a Venezia, dove lui stava preparando il negozio Olivetti in Piazza San Marco. Io sono stato forse l'ultima persona che lui ha visto in Italia prima di partire per il Giappone, dove poi è caduto in un cantiere che ha visitato e mi ricordo proprio il suo ultimo addio. A Milano ho trovato soprattutto una grande amicizia tra quelli che facevano qualsiasi forma d'arte. E Milano è sempre stata una città col cuore in mano, come dice il milanese, ma è effettivamente vero. Ho incontrato subito Roberto Leidi, che era un grande personaggio, il quale mi ha aperto la mente a tre cose: alla storia del jazz, alla musica popolare e alla poesia del Tessa, di Delio Tessa. Mi ricordo che per esempio quasi tutte le mattine incontravo Salvatore Quasimodo. Ero molto amico di Gillo Dorres perché la sua casa era molto accogliente. E in certi pomeriggi c'era questo tè famoso in cui si incontrava tutta la haute couture di Milano, da Umberto Eco a Emilio Tadini, che era proprio un amico fraterno. Io ero molto amico anche di Frattini, per esempio, col quale si parlava di donne anche. Anche Enzo Mari e sua moglie Lea Vergine, una donna deliziosa, per la quale ho scritto anche una poesia. E sono stati proprio gli architetti e i designer milanesi a dare una posizione importante alle donne nel loro settore. Basti pensare a Gaia Aulenti e a Cini Boeri, per esempio. E io mi ricordo che con Gaia Aulenti si andava a Venezia, per esempio, alla Biennale. Ero molto amico di tutti quanti alla mia generazione, appartenevano al filone dell'architettura. E ci vedevamo e parlavamo e ci incontravamo. Ed è lì che è nato il movimento Neo Liberty. Lo studio è stato fondato da Gregotti e da me e solo in un secondo tempo è stato avvicinato anche Meneghetti. Gregotti mi aveva scoperto al Politecnico di Milano perché io ero stato l'unico a prendere un 30 in composizione e lui è venuto lì, mi ha visto e subito mi ha preso, mi ha prestato il paltò perché era un giorno che faceva molto freddo e mi ha portato a Novara e abbiamo cominciato a lavorare. Quello che ricordo di più sono prima di tutto le case di Cameri. Gregotti disegnava la pianta e io disegnavo direttamente le facciate. E in queste facciate c'era qualche cosa già verso il Neo Liberty, perché io guardavo a Ridolfi, architetto romano che aveva aperto delle nuove visioni in architettura, guardavo a Scarpa che in una forma diversa aveva aperto anche lì il linguaggio architettonico. Mi ricordo poi gli edifici che abbiamo costruito a Milano, perché il nostro studio è stato chiamato a Milano dall'architetto Caccia Dominioni perché aveva l'incarico di 3 case comunitarie, diciamo così, e le ha affidate a noi. L'ultimo nostro edificio di Milano, la casa di Desiderio da Settignano, secondo me addirittura appartiene al post-costruttivismo. E anche io l'ho presentato come appartenente addirittura al periodo dei frattali, perché quell'edificio lì è fatto sempre di pannelli prefabbricati, però non sono più disposti secondo le altezze dei piani, ma liberamente,
e con un movimento spaziale avanti e indietro che è effettivamente qualcosa di nuovo. La prevaricazione da dove veniva? Veniva anche dall'influenza che aveva avuto in Italia le opere di Perret, specialmente quelle appunto con dei pannelli prefabbricati. E noi eravamo sempre pronti ad accogliere qualsiasi cosa di nuovo che succedesse nel mondo dell'edificare. Un momento importante è stato quello del rapporto col legno e col legno curvato, che allora ci veniva da Alvaralto e da altri designer del nord. Ho portato appunto il disegno di questa poltrona e della sedia, delle poltroncine che ne derivano, di tavoli, eccetera, di tanti oggetti in legno curvato, fino ad arrivare al punto di usare il legno che sembra curvato ma che invece è piegato nella sua elasticità. Ricordo i mobili Neo Liberty, perché prima ancora di questa poltrona avevo disegnato un tavolo da gioco, che è stato il primo esempio di liberarsi da questo pseudo funzionalismo dell'international style. E qui Gillo Dorfes ha capito subito che c'era qualcosa di importante in questo atteggiamento nuovo, in questi mobili che non rispondevano più alla pura funzione ma rappresentavano anche qualcosa di diverso. Allora imperava l'international style, che era un modo di affrontare sia l'architettura che il design un po', come dire, troppo calmo, troppo quieto, non aggressivo in nessun modo, e cercava di unificare l'architettura e il design dei vari paesi del mondo. Noi studiavamo la storia dell'architettura e ci siamo anche soffermati sull'Art Nouveau, ossia questo modo di fare l'architettura e progettare oggetti che era poi stato l'origine del movimento moderno, ma che però nello stesso tempo aveva investigato in zone favolose e interessantissime. Naturalmente vengono in mente il nome di Hoffman, di Olbrich, eccetera, che noi studiavamo e che fornivano una ispirazione al nostro modo di progettare. Naturalmente, appena sono usciti i primi mobili Neo Liberty, i critici stranieri ci hanno attaccato dicendo che ormai abbandonavamo il movimento moderno. Invece noi il movimento moderno cercavamo di portarlo più avanti, di aprirgli delle visioni nuove. Non c'era questo abisso tra il bel design cosiddetto e il Neo Liberty, perché anche i Castiglioni a volte hanno fatto delle cose che un po' si affacciavano verso quella direzione. La vedova di Achille Castiglioni mi ha scritto una lettera deliziosa in cui diceva: Achille aveva molto stima del lavoro e del modo di fare di Giotto. L'attitudine è la stessa sia nel progettare un oggetto che nel progettare un'architettura o un interno. E poi c'è sempre questo rapporto con lo spazio. Nell'architettura è importante il rapporto con lo spazio interno e come questo spazio interno si rifletta sulle facciate, si rifletta sullo spazio esterno e diventa un elemento di comunicazione. Invece l'oggetto si presenta come qualcosa che si realizza nello spazio e guarda tutte le cose che ci sono intorno. E le riflette e li rappresenta. Per me il design non ha niente a che fare col disegno, con la parola italiana disegno, ma piuttosto con la parola latina designare, ossia cercare la posizione di una cosa nello spazio, in sostanza progettare. Perciò il progettare è questo modo di uscire da se stessi e di cercare il rapporto col mondo e con gli altri.
La prima poesia che ho fatto io è stata quella della morte di mio padre, che è stato l'anno 1962. Io mi ricordo che lavoravo a Novara, sono tornato a Vigevano ed era un po' tardi, e allora non ho pensato di andare a casa a disturbare mia madre a farmi da mangiare. Allora mi sono fermato al Cannon d'Oro, un albergo di Vigevano dove che io frequentavo. Poi arrivo a casa e trovo mio padre morto. Ho ricomposto il tuo corpo, ancora tiepido di vita. Ho pettinato i tuoi capelli. Ho sentito per la prima volta che erano fragili e fini come i miei. Io ho avuto sempre un grande amore per la poesia. Ho una memoria per le poesie incredibile quasi, perché io ricordo poesie nelle lingue che conosco, che sono l'italiano, il francese, l'inglese, lo spagnolo. Conosco moltissime poesie e mi rimangono nella memoria, quasi si muovono da solo nel mio cervello, non lo so. Mi dicevano una parola, io devo dire una poesia esistente con quella parola. E un giorno mi hanno detto merda. E io ho trovato subito i versi di Dante che dicono: la corata pareva il triste sacco che merda fa di quel che si trangugia, che è riferita a Maometto che è all'inferno e lì tutto squarciato. E questo qui era l'immagine che Dante aveva di Maometto. E io no, invece. Nel 68 chiudiamo lo studio perché noi avevamo fatto il caleidoscopio alla triennale del 64. Il caleidoscopio era stato progettato da me e da un architetto ticinese, un certo Peppo Brivio. E il Gregotti cosa fa? A un certo punto fa una specie di riproduzione di questo nostro progetto, però degradato. Allora io dico basta, io non voglio più lavorare con te. Anzi, quest'ultima lampada che ho disegnato voglio che sia sotto la mia firma soltanto, perché l'ho fatta io da solo. E abbiamo chiuso lo studio in questo modo, un po' litigando, certo. Questa lampada è un oggetto fatto in alluminio tornito e che ha una forma di un cilindro con due sfere all'estremità. Era un oggetto diverso da tutte le lampade che si facevano allora. E mi ricordo una signora che veniva da New York da parte del MoMA, che si chiamava Mildred Constantine, e ha visto questa lampada, l'ha portata al museo ed è ancora lì adesso, assieme ai miei tavolini che ho fatto per la Cartel e assieme anche a quella lampada a piede. Questa qui è una lampada che per la prima volta nella storia del design ha la luce che cambia, ossia una struttura per cui si può avere più luce o meno luce. E questa qui è stata l'antesignana, cosa che poi è stata vista da Magistretti e realizzata nella Eclisse che ripete lo stesso sistema, magari in maniera più brillante, diciamo. Il rapporto con le materie plastiche è stato importante perché c'è tutta una teoria sulle materie plastiche che hanno una certa resistenza, una certa elasticità, nelle quali il colore è intrinseco alla materia. Un giorno viene a visitarci, a trovarci l'ingegner Castelli, proprietario della Cartel, e vede lì quel tavolino di Alvar Aalto e mi dice: ma perché non mi disegni una serie di tavolini così di materiale plastico? È stato un progetto piuttosto complesso ed è un progetto che è durato più di un anno. Poi è seguito l'evoluzione, ho fatto un carrello realizzato in due parti uguali, dove per la prima volta nella plastica c'era l'uso della struttura a sbalzo. Poi ho fatto portariviste, certo. Quello lì ha una storia lunga perché in un primo tempo io l'avevo fatto in due pezzi uguali. Allora facevo quella ricerca lì di cercare, per risparmiare il costo dello stampo, di fare degli oggetti che fossero composti da due pezzi uguali. Ad un certo punto viene fuori che
L'operazione di mettere insieme due parti uguali di un oggetto è troppo costosa. Allora l'ho ridisegnato in un pezzo solo, nella versione che attualmente si vende su tutto il mercato. E mi hanno dato il compasso d'oro, io l'ho preso, non so cosa posso dire. La prima volta per un mobile Sheraton, che era un mobile particolare realizzato dalla ditta Cervis e che noi avevamo pensato, pensi un po', tornando da New York in Italia. Lì volando abbiamo pensato queste ante che si aprono in modo particolare, prima scorrono e poi si ribaltano sui lati, un sistema che avevamo chiamato scivolo rotante, e lì abbiamo avuto il compasso d'oro. Il secondo compasso d'oro è stato fatto per delle maniglie, invece, che avevo disegnato per la ditta Olivari. Con l'ADI sono diventato presidente e poi sono stato anche giudice nella premiazione compasso d'oro. Nell'ADI c'era una certa atmosfera che era di grande fraternità, di grande amicizia e anche di collaborazione, che faceva molto bene ai progettisti. La mia presenza nell'ADI era anche una lotta sostenuta contro i cosiddetti designer del nuovo modo, ossia quei designer i quali non pensano né al problema della produzione e al costo degli oggetti, non pensano alla diffusione nel mondo di questi oggetti e pensano soltanto a fare delle cose che siano contro. La Poltrona dei Prus, secondo me, nel paese in cui è nato il movimento futurista, è un progetto reazionario e passatista. Io ho sempre sostenuto invece l'aspetto sociale del design, che è quello di lavorare per la gente, di portare un po' di bellezza in tutte le case, un po' di bellezza e di utilità anche naturalmente, in tutte le case delle persone che hanno pochi soldi da spendere. Quand que me meuri, souterai una matita, che peut di disegnare come quand si vi in vita. E se m trema la mano, come am trema des, i reghi saranno stort, però scapi se stessi.